Bentrovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, queste le notizie flash provinciali del 7 ottobre curate dalla nostra redazione. Villa Rosa monta la protesta di un comitato di cittadini contro la chiusura dello svincolo autostradale di Ponte 5 Archi, ormai chiuso da mesi, e la mancata apertura dell'innesto con la strada statale 121 con il parcheggio Ferrarelle. Ma la protesta dei cittadini e la raccolta firme riguarda nel complesso tutta la viabilità della zona a partire dalla strada che collega Enna a Villa Rosa o il tratto di strada che collega il piccolo centro ennese con la frazione di Villa Priolo. Strade ridotte ai minimi termini e divenute anche pericolose per l'incolumità degli automobilisti. Agira prosegue l'iter per il riconoscimento del titolo di città al comune di Agira. La giunta municipale all'unanimità ha deliberato di inoltrare apposita istanza al ministro dell'interno diretta ad ottenere la concessione da parte del Presidente della Repubblica del titolo di città al comune di Agira. L'istanza verrà presentata alla Prefettura di Enna. L'iniziativa era partita l'anno scorso da parte del Presidente del Consiglio Comunale Luigi Manno, il quale aveva inizialmente, con una lettera, informato i consiglieri comunali. Successivamente, a cura della Presidenza, era stato predisposto e deliberato da parte del Consiglio Comunale un punto all'ordine del giorno, invitando l'amministrazione a richiedere al Presidente della Repubblica il riconoscimento del titolo di città. Leonforte, terza vittoria consecutiva casalinga per la Leonfortese, secondo posto in classifica con 10 punti. I biancoverdi hanno battuto con un rotondo 3-0 il Sorrento del tecnico El Pampa Sosa. Le reti sono state messe a segno al sesto da Floridi, al 54esimo da Capude e al 63esimo da Candiano. Gli uomini di Mirto hanno dominato tutto l'incontro giocando un calcio a tratti spettacolare. Nicosia, nella terza giornata del campionato di prima categoria, la città di Nicosia di Mister Burafato pareggia contro il Gangi. Protagonista assoluta per tutto l'incontro la pioggia che ha trasformato il campo di gioco in un pantano, diverse le occasioni di gioco per il Nicosia che non è riuscito a concretizzare in rete. Primo punto in campionato che permette ai biancorossi di abbandonare l'ultimo posto in classifica. Nicosia esordio negativo per i pallavolisti del coach Tripi, il Nicosia Volley a Bronte perde 3-0 nella prima gara di Coppa di Sicilia. L'Aquila Bronte ha vinto i 3-7 con il punteggio di 25-10, 25-12 e 25-21. Sabato prossimo allo Stefano Lamotta esordio casalingo contro il Gravina. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimando al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.